passiamo adesso, facciamo vedere, facciamo vedere, facciamo vedere, ma è normale, è normale, è normale, prego, prego, è normale, non è normale, non è normale, attenzione, attenzione, attenzione. Magari ci aprono anche le strade, visto che i nostri genitori escono in mezzo alla strada con il rischio di essere costantemente investiti. I nostri genitori non possono andare a fare spesa, non possono camminare. Perché strecciano in curva là, un marciapiede, una stradina che attraversi per andare direttamente da via la Bruno Bozzi. La cosa bella è che abbiamo un certificato scritto dal vice sindaco dell'epoca. Introna parla. Introna. Cosa dice? Firmato, dove dice che il comune ha stanziato i soldi per fare la stradina là. Ma questa stradina al giorno d'oggi non si vede. E questa è la strada incriminata. La gente di questi palazzi popolari di via Glomerelli, per andare a una fermata dell'autobus, per raggiungere comunque la strada principale che è via Bruno Buozzi, devono uscire da questa strada qui. Ecco come arriva la signora che sta tornando a casa. Signora, congratulazioni, lei è sopravvissuta all'attraversamento pericolosissimo. È pericolosissimo, è vero, qui non si muove nessuno, siamo stati proprio abbandonati. Mannaggia, eppure sembrava tutto nuovo, bello, e manca la strada per accedere in via Bruno Buozzi. Bruno Buozzi, esattamente. Ma le sicuro non hai scoriazioni il muro, quante volte il muro, L'altro giorno mi sono scansata proprio così, un investimento. Il camion. E sentire pure parole da chi passa con l'altro. Perché non dovete venire di qua. E dico dobbiamo volare. E no, invece voi dovete camminare, ma dovete camminare in sicurezza. Certo. O si fa una stradina che ha come si prevede, ma che attraversi. Si era già parlato che dovevano aprire da qui questo recinto per poter andare di là. Esatto. Il recinto è ancora chiuso. E lei la vedo bella adesso sollevata perché ha finito con il pericolo. Con la paura. Facciamolo vedere, no? Questo attraversamento. Facciamolo vedere. Ecco, guardate le macchine a che velocità vanno. Questo non è l'orario, non è l'orario di punta, signora, venga con noi, venga con noi. Immagini la famiglia per esempio di Morris con i 5 figli alle 7, no? Ecco, arriva il pullman per esempio, pullman, furgoni, attenzione al lato, al lato, al lato. Anche lei è sopravvissuto all'attraversamento, sì, congratulazioni, mi raccomando, quando porti i bambini li metti dalla parte del muro, lei va da vicino alla strada, almeno non la carta triste. No, vabbè, io non voglio morire, ecco, non vuole morire neanche il signore, attenti che arriva il furgone. I bambini vengono da, almeno che liberano questo passaggio qua. Continuiamo il nostro attraversamento, signor, ci faccia vedere, porto io le buste, signor, non vorrei farla stancare, andiamo. E non è orario di punta questo, perché voi dovete immaginare camion, furgoni, c'è di tutto qua, no? La sera poi è buio, no? Proprio, esatto. Ma l'erbaccia, almeno tagliate l'erba, e che diamine! Oppure nel frattempo farci una cioè un passaggio, così le macchine non si accostano troppo sotto. Una cosa pedonale, no? Certo. Qualcun passaggio pedonale. Certo, qui ci dobbiamo proprio accostare all'erba e tutto quanto. Anche perché il rischio di essere travolti è notevole. Faccia passare perché dobbiamo metterci raso raso al muro. Raso raso al muro. Che suona, che qua è un pericolo. Anche la pista ciclabile. Aspetti. Possiamo abbiamo raggiunto il marciapiedi. Un po' di fiato. Lo tengo io, se non si preoccupi. Dobbiamo ritornare adesso. Quindi qui arriviamo. E poi? Poi al contrario, facciamolo al contrario. Prendiamola contromano. Contromano, andiamo. Contromano, siamo temerari. Contromano, attenzione. Occhio. Contromano. Ricordiamo, l'indirizzo è via Glomerelli, no? Esatto. Via Glomerelli. Ma perché è pericoloso. Vedi, adesso scontro frontale. Come facciamo? Accostiamo perché lei mi voleva investire. Non investire, io non riesco a capire perché non si faccia la strada dall'interno che è già predisposta. Non vedo che cosa bisogna fare, basta, c'è un muretto, fare quel muretto a scalino e possono passare. E avremo risolto il problema. E abbiamo risolto i problemi, qualche problema italiano. E se muore qualcuno nel frattempo?
è la giusta causa per muoversi a fare quello che le sto dicendo. Vabbè, e allora prepariamo la lapide, mettiamo che siamo noi adesso, no? E il camion, Narisi, il camion, il pullman. Attenzione, menati al lato, aspettano, bravo. Con le buste poi pesanti, no? Abbiamo fatto di tutto qui per la strada. Avete fatto anche la rivoluzione. La rivoluzione qua. Ma non è servito niente. A niente. Un passaggio pedonale, una cosa qualunque. Esatto. Non può accostare, come passiamo? Vabbè, ma ce ne lasci un po' di più, no? Perché sono due corsie. Appunto, è pericoloso, vengono anche a piedi. Lo so, purtroppo. E non fanno la stradina. Non dovresti venire a piedi no, di qua. No, e non hanno alternative, perché non possono volare. Magari tirano giusto muro, allargano un pochettino, sarebbe male. Tante soluzioni, ma nessuno fa niente. Ecco, regoliamo, anche il camion. Bravo, lei sta di là, bravo. Manca solo che passa il carro funebre e siamo coperti. Ah, meno male che qua c'è questa rientranza un po'. Qui il fumo, il gas di scarico. Incominciamo già a respirare un po'. Un pochettino, Mamma mia, come la faci tutti i giorni? Mattina e sera. Tutti i giorni. Un faticone, Certo. Ma no, lei ha figli? Sì. Piccoli? No. Meno male. Maggiorenne da pochi giorni fa. Pensi a quel che abita là al quinto piano con 5 figli che vanno a mio marito è disabile. Se pure. Lo scendo col carrozzino non può perché purtroppo non guida più. Qui se non ha la macchina non lo porto. Non posso portarlo fuori da qualche parte. È costretto a stare sotto. Signora, noi la ringraziamo. Grazie a voi. Grazie e speriamo che si risolva qualcosa. Questo problema. Risolviamolo, è pericoloso davvero. Guarda questo col trattore come va veloce. Piano, dacci bel, piano. Quanto è pericoloso? Da 1 a 10, quanto è pericoloso? 110. 110 è pericoloso, mi raccomando. Grazie a te caro. Grazie a tutti. E da via Glomerelli è tutto, a voi al comune.